Nelle ultime settimane lo sport a livello nazionale e internazionale si è focalizzato su una disciplina storica, nobile, come quella del tennis. Soprattutto negli ultimi mesi, non solo nelle ultime settimane, l'Italia si è trasformata, è diventata veramente una delle catalizzatrici a livello internazionale di questo sport, attraverso sia la squadra nazionale italiana che è tornata dopo ben 48 anni a vincere la Coppa Davis, ma soprattutto con un tennista, Jannik Sinner, che a livello di singolo è riuscito a catalizzare appunto l'attenzione, portando a casa dei risultati straordinari. Tra l'altro è riuscito a vincere di recente gli Australian Open con una finale incredibile che ha emozionato e tenuto attaccati al televisore non solo gli appassionati. Proprio per capire un attimino come sta vivendo questo momento anche in Canavese, perché il Canavese ha sempre dato ampio spazio a questo sport con tanti circoli, abbiamo deciso di chiacchierare oggi con qualcuno che effettivamente il tennis lo conosce abbastanza bene. Stefano Guglielmetti, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Stefano, tu sei direttore tecnico del TC Laghi di Valperga, sì, nonché maestro a livello nazionale, quindi tu pratichi da diversi anni. Questo sport lo conosci molto bene, oggi tra l'altro stai facendo crescere anche tanti ragazzi, sì, e dopo quello ne parleremo. Ma raccontaci un po', queste imprese, perché belle imprese, il Sinner, perché sicuramente sta vivendo un momento d'oro, ma arrivare a vincere un torneo dello Slam, uno Slam così come l'ha vinto, incredibile. Sì. Quanto è importante, quanto fa bene al tennis? Sicuramente fa benissimo al nostro movimento, perché innanzitutto dà molta più visibilità a questo sport, togliendo un pochettino di visibilità dagli sport, diciamo, nazionali, come, cioè, può essere il calcio, tutte quelle cose lì. Quindi probabilmente ci sarà un avvicinamento anche di ragazzi più giovani verso il nostro mondo. Sicuramente dietro questa impresa c'è un lavoro pazzesco di tutti i maestri che hanno fatto il percorso per insegnare, perché comunque Sinner arriva prima da Piatti, quindi da un maestro italiano, certo, adesso seguito da Vagnozzi, un altro maestro italiano, quindi vuol dire che anche il movimento dei maestri, grazie alla federazione, i corsi di aggiornamento, tutti i simposi che fanno, sicuramente aiuta anche il nostro saper, certo, insegnare, perché comunque è importante quello. Certo. Sicuramente, come dicevo prima, la Coppa Davis prima, con la vittoria della Coppa Davis, la vittoria di Sinner agli Australian Open, tanta roba, nel senso che ci ha fatto emozionare tutti, e la Coppa Davis era da 50 anni che non si vinceva, io, sì, non mi ricordo quando l'Italia l'aveva vinta. Sei troppo giovane. È quello che non me lo ricordo. Però sicuramente in questo periodo ci sta dando una grossa mano, perché abbiamo una buona visibilità a livello nazionale e internazionale, perché a Torino a novembre è il quarto anno che ci sono anche le ATP Finals, dove arrivano i primi 8 giocatori del mondo, quindi vuol dire che è un evento che ha un risalto pazzesco. No? Quindi... Ma infatti una cosa che volevo chiederti, anche quella che prima ho saltato, che hai sottolineato, e ti ringrazio, il fatto che appunto anche Torino ha puntato molto sulle finali, l'ATP Final, il Master, come una, sì, volta veniva definito, e effettivamente tutto esaurito, tantissima gente che anche prima la telecamera spenta, lo dicevamo, che il tennis lo conosceva a malapena, non ha probabilmente mai preso neanche una racchetta in mano, però se sta appassionando, si appassiona, perché poi diciamo è uno sport anche che è in grado di creare quella tensione che ti fa appassionare la partita. Certo, quello è poco ma sicuro, perché comunque il tennis non è mai finita, né nel bene né nel male, quindi devi sempre essere in grado di stare attento al 100% in tutte le situazioni, in tutte le fasi della partita, perché, e quindi come dici te, ti fa stare attaccato in questo, certo, caso al televisore, a gioire, a soffrire con loro, perché comunque poi alla fine ti immedesimi e... Assolutamente sì. Quindi è molto, molto appassionante. Certo. Stefano, è anche vero che è uno sport in cui, in questo caso veramente, finché l'ultima pallina decisiva non tocca terra, tu una partita la puoi riaprire in qualsiasi modo. La puoi riaprire sempre, cioè abbiamo avuto la dimostrazione qualche settimana fa della finale con Sinner. Bravo.
In Australia fino alla semifinale non aveva mai perso un set, gioca in semifinale con Djokovic, perde un set, certo, al tiebreak, quindi ci può, sì, stare a quel livello lì. Giocata fino all'ultimo. Certo. In finale 2-7-0 sotto. Infatti tutti, che... tutti lo davano per spacciato. Sì. Poi è stato bravo Sinner e umile, soprattutto perché questo è fondamentale, che, certo, è riuscito a seguire il consiglio che gli ha dato il suo allenatore Vagnozzi di provare a cambiare un pochettino il gioco. E difatti all'inizio lui era più attaccato alla riga quando rispondeva, terzo, quarto e quinto set era molto più indietro, quindi giocava palle un po' più cariche, un po' più alte, ha cambiato tipo di gioco che ha mandato più in difficoltà Medvedev ed è riuscito a fare questa impresa pazzesca, che è bellissimo. Ci ha esaltato e soprattutto ha esaltato portando finalmente in primo piano, sulle prime pagine dei giornali, non solo sportivi, e praticamente in tutti i TG nazionali, il mondo del tennis. Sì. Stefano, però appunto ti volevo chiedere, tu che è da diverse stagioni, sei giovane, sì, però sì, è diverse stagioni, perché poi diciamo la verità, moltissimi iniziano da giovanissimi, sì, a praticare questo sport. Come si è evoluto, come si sta evolvendo il mondo del tennis? Ma sicuramente il mondo del tennis si è evoluto come tutti gli sport, fisicamente sono tutti fortissimi. Sì, quindi... intanto mi permetto, io nel mio piccolo, quando ero ragazzino, giocavo e mi ricordo, una cosa che mi impressiona oggi è, uno, la struttura fisica, non che all'epoca non ci fosse, però i giocatori più alti arrivavano sul 1,83, sì, 85. E anche la prima palla di servizio, all'epoca quando arrivavano ai 190 all'ora, era tantissimo. Era un fenomeno. Oggi parliamo di 200 e passa, sì, all'ora. Ti assicuro che già servire ai 190 all'ora è tantissimo, non ce ne sono tanti che riescono a farlo. Adesso però, rispetto a 10 anni fa, ad esempio, un giocatore che era alto 1,90 m, 10 anni fa si muoveva male, malino. Certo. Adesso chi è alto 1,90 m si muove benissimo. Quindi diventa tutto più difficile perché fisicamente sono tutti forti. A tennis giocano tutti bene, dal numero uno del mondo al numero, certo, 500 del mondo giocano tutti bene. Assolutamente. È proprio una questione di testa, di fiducia, perché comunque se sei in fiducia, bene. Sinner, che gioca benissimo per il mio modesto punto di vista, dopo le ATP Finals ha avuto una crescita pazzesca, non tanto di tennis, ma di mentalità, certo, di consapevolezza di poter giocare sempre a quel livello lì. Certo. Tant'è che Djokovic nelle ultime 4 volte ha vinto 3 volte, ha perso solo in finale alle ATP Finals, quindi vuol dire che il livello, certo, nella sua testa è diventato quel livello lì. È importante. Poi sicuramente le racchette sono cambiate rispetto a 10 anni fa, quindi questo aiuta tanto e... però è proprio un impegno per giocare a quel livello lì, ma anche a livello più basso, cioè a livello di seconda categoria, oppure i primi giocatori in Italia, tutto devono giocare tutti i giorni, mattina e pomeriggio, un impegno costante, perché ormai non puoi perderti, certo, ogni ora persa d'allenamento vuol dire che un altro giocatore simile a me è migliorato di più, quindi... è proprio importantissimo essere sempre sul pezzo, sperare di non farsi mai male, certo, anche perché le stagioni a quel livello lì sono lunghissime. È impressionante. Cioè loro dopo le ATP Finals hanno ancora fatto la Coppa Davis, hanno avuto 3 settimane di pausa, ma in quelle 3 settimane di pausa lì bisogna preparare una stagione intera, quindi è lungo, diventa molto lungo e logorante. Infatti una cosa anche che mi impressiona di come è cambiato, e questo se ce lo puoi spiegare anche, una volta ad esempio i tennisti erano, diciamo così, selezionavano molto di più anche quello che era il fondo su cui giocare, sì, cioè c'era, diciamo così, il terraiolo, quello che era molto bravo sul veloce, quindi l'erba piuttosto che il cemento, e mentre oggi invece è incredibile come ci sia, dico, cioè una qualità su tutte, sì, le superfici. Sicuramente il tennis moderno ha cambiato un pochettino, si è evoluto un pochettino, nel senso che comunque anche nel circuito junior, quindi stiamo parlando di under 18, la maggior parte dei tornei è sul cemento, quindi sul veloce. Quindi il 75% dei tornei, sia a livello junior che a livello pro, sono sul veloce. Quindi... questo fa sì che i ragazzini siano portati a essere più abituati a giocare su diverse superfici. Una volta, quando io giocavo da ragazzino,
Certo. In Italia quasi esclusivamente giocavi sulla terra. Sulla terra, assolutamente. Oramai non è più così, anche perché sia nei tornei junior che nei tornei pro, la maggior parte dei tornei è sul cemento, quindi bisogna essere capaci ad allenarsi e avere le possibilità di riuscire a giocare su tutte le superfici. L'unica superficie che è rimasta un pochettino come una volta è l'erba, perché comunque l'erba si gioca un mese all'anno quando c'è Wimbledon. Ma poi è anche una questione di campi, cioè mantenere dei campi in erba, cioè è impossibile, cioè, in erba naturale stiamo parlando, cioè sì, è una roba pazzesca, quindi però sicuramente adesso non c'è più il giocatore come poteva essere 10-15 anni fa il terraiolo, quello che gioca meglio sul veloce, oramai le qualità sono alte su tutte le superfici, poi sicuramente tutti i giocatori si trovano meglio su alcune superfici, ma con l'allenamento c'è... Cioè, basta guardare Nadal, quando è iniziato a 16 anni, che ha fatto quarti a Monte Carlo, lui sembrava il classico terraiolo, due anni dopo ha vinto Wimbledon, quindi vuol dire che con l'allenamento il livello è talmente alto che possono competere su tutte le superfici. Si è spostata moltissimo anche l'asticella, in quel senso lì si è alzato tanto, come dici tu, anche perché la possibilità anche di allenarsi, che è quella di doversi allenare tutti i giorni. Infatti apro una parentesi anche lì sul fatto dell'allenamento. In questi giorni polemica, se così la vogliamo definire, riguardante Sinner per quanto riguarda le questioni economiche, ma io non voglio trattare quello. Lui ha detto: io vivo a Monte Carlo perché a Monte Carlo trovo chi posso allenarmi con tutti i miei avversari più forti e è più facile poter avere anche la qualità nelle superfici di allenamento, nelle strutture. Ecco, riguardo a questo, che cosa in Italia si può fare, bisogna fare per fare in modo che il Sinner di turno, comunque i grandi, tornino ad allenarsi a tempo pieno in Italia? Allora, in Italia sicuramente c'è una soluzione, Stefano, so che è difficile. In Italia sicuramente ci sono dei centri di allenamento specializzati di alto livello validissimi. Certo. Sicuramente la scelta di vivere, di avere la residenza a Monte Carlo è portata comunque soprattutto anche per un punto di vista, credo, fiscale. Non è il mio campo, però penso sia quello. Poi sicuramente dipende sempre la zona in cui uno abita e si allena, ad esempio da noi, in Canavese, in Piemonte, in Lombardia, comunque d'inverno le temperature sono basse, quindi sei obbligato ad avere campi coperti. Campo coperto vuol dire avere il doppio della spesa, sia per il circolo, per l'accademia, che per il giocatore. È logico che a Monte Carlo, oppure anche solo in Liguria, ci sono molte o più possibilità di giocare all'aperto. Poi, il circo di Monte Carlo è bellissimo, ha campi in tutte le superfici, dalla terra al cemento, e tantissimi si appoggiano lì, ma tanti circoli in Italia hanno campi in diverse superfici e la possibilità di allenarsi comunque sempre ad alto livello c'è anche in Italia. Il discorso, quindi sfatiamo un po' questo mito, alla fine in Italia si può lavorare bene. In Italia si può lavorare bene, in Italia ci sono tanti posti in cui ad alto livello, stiamo parlando, ti puoi allenare. Logico che Monte Carlo racchiude, cioè ha tanti tennisti residenti lì, quindi Sinner, Medvedev, Ivanisevic una volta... E quindi è normale che se tu hai tanti residenti lì, è anche più piccolino, si allenano tutti lì. Quindi, è anche facile dire, facciamoci un'oretta. Sì, però vedi, ad esempio, a livello altissimo l'Accademia di Muratoglu, l'Accademia di Nadal, ne raccoglie tanti giocatori, soprattutto quelli emergenti. Okay. Poi una volta che sono emersi, come in questo caso Sinner, allora lì hai la fortuna di poter scegliere un pochettino di più cosa fare della tua vita, poi sicuramente a chi lo consiglia, quindi... Però queste accademie qua, come quella di Nadal, quella di Muratoglu, tante accademie in Italia di alto livello, dove comunque escono i ragazzi che iniziano a fare il percorso professionistico, ti offrono queste possibilità. Certo. Ecco, tu che sei maestro, riconosciuto a livello nazionale, quindi esperienza, il fatto che lavori anche sempre per migliorare te stesso come quello che devi, i giovani,
in Italia e in canavese in questo momento, i giovani e il tennis, qual è il loro rapporto? Adesso sicuramente in questi ultimi anni c'è stato un discreto boom del tennis, perché comunque adesso stiamo parlando tanto di Sinner, però abbiamo Musetti nei primi 30, Sonego che nei primi 40, Berrettini adesso è un po' più indietro, però ha fatto fino alla Wimbledon, ma oltre questi giocatori qua che hanno molto risalto mediatico, anche c'è una sfilza di giocatori dalla centesima posizione in giù in Italia altissimo. Una volta erano, la Spagna era la nazione con più giocatori, adesso l'Italia è una tra le prime, perché ha tantissimi giocatori. A livello giovanile ci sono tanti giovani promettenti, anche in canavese abbiamo qualche giovane promettente, sia maschi che femmine. Il problema comunque è sempre, sono delle scelte difficili a livello scolastico, perché comunque è impegnativo per fare una, iniziare una crescita a livello internazionale. Noi abbiamo avuto anche delle esperienze con delle giocatrici, soprattutto in particolare una, è dura, perché comunque con la scuola, gli allenamenti, ti alleni al mattino presto, poi vai a scuola, e trasferte, giorni d'assenza a scuola, è tutto difficile, quindi anche lì i genitori devono fare delle scelte che sinceramente non mi metterei nei loro panni, perché comunque stiamo parlando del futuro del ragazzino. Beh, ma nel mondo dello sport in generale professionistico, nel momento in cui fai una scelta, e la scelta, come dici tu, non è facile, devi mettere in conto che stai facendo un investimento che potrebbe anche non esserci. Sì, ci sono degli sport dove, anche se non emerge a livelli altissimi, te la puoi cavare, ti salvi e tutto. Nel tennis ne esce uno, ci provano in milioni. Perché uno che purtroppo è 300 del mondo, fortissimo, ne ho 299 davanti, milioni dietro, non guadagno niente. Certo. Quindi, anzi, sono più le spese, perché le spese, il discorso delle trasferte. Trasferte, allenamenti. E quotidiani, che comunque i campi, i maestri, gli istruttori, quello che c'hai, alla fine sono fisioterapisti, perché comunque poi la stagione è ormai, sono 12 mesi, non è più sui 10 mesi, 12 mesi, quindi hai delle cifre abbastanza importanti, quindi non è semplice. Beh, però effettivamente diciamo che nelle ultime stagioni, come dicevi, c'è stato questo enorme boom, però ti chiedo un parallelismo, non ti dico qual era meglio, ma perché non è neanche giusto, però nell'ultimo periodo anche il padel ha portato, diciamo così, con la scusa, tra virgolette, io la definisco così, con la scusa del padel, però si è anche tornato un po' a fare un focus su quello che è il mondo del tennis, anche se sono due cose che sembrano, sono simili ma sono completamente diverse, nel senso, ecco, che il padel, chiariamolo anche un po', perché almeno il padel è sicuramente uno sport del momento, ha portato tanti giovani a giocare. Il tennis fino a un po' di tempo fa, qualche anno fa, era praticato, se si va nei circoli in Italia, in canavese, l'età media dei soci dei circoli è abbastanza alta, non è che trovi ventenni che giocano, qualcuno sì, ma non tantissimi. Il padel ha sicuramente portato aria fresca nel movimento generale, è sicuramente uno sport più semplice a livello base rispetto al tennis, perché quattro che non hanno mai preso una racchetta in mano in un campo da tennis fanno fatica a fare qualche scambio. A padel la palla di là in qualche modo si butta, quattro risate si fanno tutti insieme, quindi poi da giocare bene è sicuramente perché complicato, perché c'è anche la parte agonistica, quello... perché comunque per diventare forte come tutti gli sport anche devi impegnare preparazione tecnica, tutte le cose, è più immediato a livello pratico, perché all'inizio quattro che non hanno mai giocato a tennis è difficile, a padel in qualche modo si fa. Diciamo che il padel ha portato anche qualche nuovo tennista da noi, nel senso che uno inizia con il padel e dice, ma perché non provare anche, ogni tanto capita che ce ne arrivi qualcuno nuovo che ha giocato a padel. Quindi è comunque un bene per questo sport. Il movimento. Perché il movimento ne giova. Comunque più giocatori ci sono, più c'è possibilità di lavorare, di mandare avanti i circoli, tutte quelle cose lì. Certo. Ti chiedo invece, essendo tuo maestro, per chi si avvicina al mondo del tennis, tutte le età,
Come bisogna approcciarsi, nel senso che, perché dici, ah vabbè, ok, compro il pantaloncino, la maglietta, la scarpe, racchetta, palline, vado in campo. Ci puoi dare, diciamo così, l'infarinatura per dire, ok, mi voglio avvicinare al mondo del tennis, come devo fare e cosa mi devo aspettare? Allora, innanzitutto dipende l'età di chi si vuole avvicinare al mondo del tennis. Mm-hmm. Noi, ad esempio, con la nostra esperienza, parlando di ragazzini, mm-hmm. noi abbiamo dei bambini di 4 anni che iniziano a giocare a tennis. Non è un corso di tennis, c'è la racchetta più grossa del bambino. C'è la racchetta piccolina. Sì, sì. E sono tutti esercizi propedeutici al gioco del tennis, capire i rimbalzi, capire di mettersi in movimento con un attrezzo in mano che cambia la lunghezza del tuo corpo, e devi sempre partire con una base di divertimento, perché se io pratico uno sport che mi piace, dal piacermi, mi diverto, mi appassiono, allora è tutta una sequenza più semplice. Bisogna quindi sempre partire con l'obiettivo di provo uno sport, mi piace, allora mi diverto, quindi in quel modo lì è anche più semplice impararlo ed è più semplice per noi insegnarlo. Poi da lì parte il percorso di ognuno di noi, può fare determinate cose, noi cerchiamo di tirare fuori il 100% da tutti, dal bambino all'adulto, e logicamente tutti noi abbiamo limiti differenti, e il tennis, io ho visto anche l'adulto che si avvicina, che non ha mai giocato, dopo una decina di lezioni inizia a palleggiare, inizia pian pianino a giocare con qualcuno, poi più giochi meglio è. Quindi, è una droga, diventa come gli sport, quando ti appassioni, sì, ti appassiona, diventa, ti viene voglia di essere, finisce la partita, sì, un'altra, quando ancora 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'oretta, quello è il bello comunque, un pochettino in generale dello sport in generale, assolutamente. Siamo arrivati quasi alla fine di questa chiacchierata, ti chiedo un focus sul, appunto, tennis in canadese e su quello che sono le prospettive, secondo te, visto proprio questo momento così importante che sta vivendo questo sport a livello nazionale e internazionale. Ma il tennis in canavese, io posso parlare per la mia esperienza del circolo in cui lavoro, che sono il direttore tecnico a Valperga, comunque noi bambini ce ne sono, richieste ce n'è, come ce n'è in tutte le scuole tennis del Piemonte, del canavese, c'è un bel ricambio. Logicamente sta anche alla bravura del maestro, della società, se c'è un bel circolo dietro, se c'è una società strutturata, appassionare i ragazzini a rimanere, a giocare, a divertirsi, creando i centri estivi, i bambini quando non vanno più a scuola è bello che si ritrovino tutti al circolo, anche la socialità insieme, per la socialità, adesso sono sempre attaccati al telefono, quindi Poi col Covid ha penalizzato molto. Noi, ad esempio, col centro estivo, quando finiscono le scuole, tutti i bambini, tutti i ragazzini, perché i bambini dai 5 anni ai 17, 18 anni, cioè, li abbiamo tutti lì al circolo tutto il giorno. Bello. E quindi crea un attimino, fa rivivere un pochettino questi momenti, anche per i ricordi che avevo io da bambino, quando finiva la scuola si andava al tennis. A giocare con gli amici, allenarsi, perché poi dal giocare passi all'allenarti e fa rivivere proprio il circolo, cambia proprio, vedi molte più giovani, quindi diventa una prospettiva più bello positiva. Una prospettiva positiva, sicuramente. Invece a livello nazionale, secondo te questo momento così importante che stiamo vivendo, dove ci può portare? Allora, secondo me questo momento ci può portare, come dicevamo prima, ad alti livelli. Ormai il tennis va sempre a cicli. 10 anni fa le donne erano molto più forti in proporzione agli uomini. C'era comunque la Pennetta, la Schiavone aveva vinto c'è stato un momento La Errani aveva fatto finale, e quindi la Pennetta aveva vinto gli US Open, la Vinci in finale contro la Vinci, quindi vuol dire che è da un po' di anni a sta parte che il tennis in Italia è a alto livello, prima nelle donne, adesso negli uomini. Sicuramente gli uomini hanno più visibilità, perché comunque va tutto più forte. Poi è storico anche il fatto che comunque sia più facile, ricordo anche in gioventù era molto più facile vedere il torneo di Parigi, ricordarsi Sampras e Agassi piuttosto che la Indy e la Seles. Esatto. Quindi penso che, mi permetto, penso che
tra, siano poche effettivamente, forse la Graf, la Sabatini e la mitica Navratilova, sì, sì. Credo che abbiano segnato la storia e siano nei ricordi di tanti anche di noi. Il resto, come dici giustamente te, erano uomini, ma anche solo il discorso del famoso film Borg McEnroe. Sì, 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 certo, basta certo, dire, certo. Hanno fatto un film e l'hanno dedicato a due uomini. Sì, certo, uomini. Certo. Però questo fa sì che comunque il movimento tennistico in Italia oramai è da un po' di anni che è sul pezzo, perché come dicevamo prima le donne, poi adesso gli uomini. Comunque gente ne appassiona, gente è portata ad avvicinarsi a questo sport, quindi secondo me ci sono delle buone prospettive. Sia per riempire di nuovi circoli, certo, che perché la base è quella, sì, quella. Cioè, la base è avere gli amatori, gli appassionati, sì. Quelli che i ragazzini che si appassionano a giocare, e da lì poi c'è la crescita, è un'onda lunga, e da lì più gente hai, più possibilità hai di tirare fuori poi il campione. Ce lo auguriamo, augurandoci anche che giornata, anche Chiaravese, possiamo avere un campione o una campionessa che ci speriamo. Porti anche alla grande ribalta. Stefano Guglielmetti, io ti ringrazio perché ci hai un po' raccontato quello, è vero che potremmo stare delle ore, purtroppo certo. Il tempo è tiranno, ma il bello del tennis che appunto è, oggi come oggi ha, credo, unito anche tantissime persone, oltre che appassionarle o interessarle, e ha riportato di nuovo veramente alla sì. ribalta una bella scuola, perché è una scuola di vita, anche una scuola di vita, di sì. sport. Sì. Quindi ti ringrazio, grazie bocca a voi, per tutto. Grazie mille. Ci vediamo alla prossima, almeno così raccontiamo un pochettino come si è evoluto il tempo. Va bene, grazie alla mille. Prossima. Grazie, grazie mille, grazie.